Allora ragazzi, siamo qui a Cordoba, città meravigliosa, siamo appena arrivati, bellissima. Arabeggiante, spagnolo e anche romano. Qui sono dei giardini bellissimi qua sotto, siamo un po' qui nella zona centrale, ma anche fuori è tenuta bene bene, ragazzi. Ponte romano, che è del secolo I, quindi dalla dominazione romana, e ancora, come potete vedere, ben conservato. Guarda i giardini sotto qui, che spettacolo, come sono tenuti da Dio. Ok, e dal ponte romano entriamo dentro praticamente. Qua così siamo sul ponte romano, ci sono un po' di turisti, dovrei dire, non tantissimi. Ok, bello, ben tenuto. Qua si vede l'entrata della città vecchia di Cordoba, molto bella. Adesso proseguiamo verso l'alto. Andando verso, vabbè, qui è il patrimonio dell'UNESCO, qui in centro. Sì. Allora, mentre sono qui a Cordoba, ho trovato coppia di pensionati di Trieste che si sono trasferiti in Portogallo, sì, dopo che hanno visto i miei video di Luna, sì, dal Portogallo. Molto informativi. Oh, non è colpa mia che li ho fatti scappare dall'Italia. No, 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 no. Però probabilmente in Portogallo del Sud è meglio stare giù in Portogallo del Sud al caldo che stare a Trieste e spendere tutta la pensione per il riscaldamento. Il riscaldamento del gas. Esatto, state giù al caldo. Ciao Leandro. Ciao. Ponte romano meraviglioso, abbiamo trovato anche una coppia di pensionati. Ecco, questa è la cosa che mi piace della Spagna. Cioè, qui adesso siamo qui nella zona, diciamo, a Cordoba, diciamo, nella parte antica medievale. Guarda come è tenuto bene, guarda come è tutto pulito, guarda qua. Ecco, questo mi piace, questo mi piace, perché mi mancano veramente, devo dire la verità, pochissime città da vedere in Spagna. Le ho praticamente viste quasi tutte, e mi manca veramente poco. E al sud le ho viste quasi tutte, e devo dire, da Cartagena a Murcia, a Granada, a Malaga, che comunque c'ero già stato, tutte le ho viste praticamente, quasi tutte le città le ho viste, dai. E devo dire che sono sempre tenute bene, cioè guarda com'è bello pulito, come tutto ben tenuto, cioè come ben tenuto, cioè questo è veramente bello. Qui siamo nella parte antica, che dovrebbe essere, mi pare, la cattedrale, che una volta era moschea, poi è diventata cattedrale. Allora, non chiedetemi mille cose sul discorso architettonico e compagnia varia, perché onestamente sono più esperto di Pisdiez che di queste robe. Però andiamo a vederla, è sempre interessante. Allora, siamo qui, Papa Francesco 2013, magari è venuto qua, non so. Qui c'è il discorso della cattedrale, qua bello quel campanile. Qua c'è un giardino all'interno. Io direi di andare a fare un giretto dalla parte di là, facciamo il giro qui. Questa è la cattedrale di Cordoba, antica. Guarda che bello, qua, verso di qui. Le piccole viuzze, credo che alla sera sarà più vissuta, ovviamente. Questa roba qui rientra ancora nella cattedrale. Guarda che belli quegli archi qua, guarda. Guarda qui, bello qua. Allora, non pretendete. Quello qui c'è un caffè, un po'. Allora, mentre proseguiamo di qui. L'hanno iniziata a fare nel 600 questa, la prima. Ok? Che all'inizio la grande moschea di Cordoba, oggi cattedrale dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima in Cordoba, una delle principali espressioni dell'arte stile gotico, rinascimentale, barocco e islamico. Cioè, se vi interessa di più, andate a vederla. Guarda qua che bello. Ah sì, qui è un po' arabo. E qua si vede che è antico, eh. Oh, del 600 vuol dire che siamo nel 2020, quindi 1400 anni fa, cioè questi muri hanno 1400 anni, ragazzi.
mica roba da poco. Non siamo come le piramidi che ci sono qua, che è tutta una zona di bar, barettini. Bene, questi parlano un po' inglese, quindi turisti un pochettino ce ne sono. E ci troviamo esattamente nella zona del, adesso arriviamo giù ancora dove c'è il forno San Luis. Qui arriviamo giù esattamente, poi fuori sono bei giardini, tutto bene. L'unica roba che ci sono un bel po' di robe, attività fallite, che parleremo anche della crisi. Parliamo della crisi, faremo un altro video sulla crisi. Oggi faccio vedere la città, è bellissima. È bella, ben tenuta, pulita. Oggi si sta da Dio, 24 gradi, ci sono 25 per essere a ottobre. Qui c'è tutta la zona, diciamo, centrale di bar, baretti. Qua sotto sono tutta una serie di giardini che vi ho fatto vedere. Pulitissimo, Spagna del Sud. Guarda come è tutto ben pulito. Non c'è una cartaccia per terra. Qua, guardate che roba. Fermata del bus perfetta, ma anche fuori, eh. Devo dire anche fuori fermate. La città, siamo arrivati, è belle, bene. Le strade in giro venendo sono meglio che in Nord Italia, devo essere onesto, io sono corretto. Poi parleremo della crisi invece, perché ho visto tante attività chiuse. E qui potete fare anche il giro della città. Città molto bella, molto ben tenuta, con bei parchi in giro, pulita, strade molto buone. Qui la città è molto bella dal punto di vista paesaggistico, un po' di tutto. L'unica roba che ho visto è tante attività che purtroppo sono chiuse, specialmente all'esterno, quasi tutte attività. E comunque molto bene. Qui ci sono dei giardini tenuti benissimo, provate a vedere. Allora, per il mangiare sono venuto qui alla rosticceria Casa Pepe, l'ho cercato su internet e devo dire che è tanta roba, sono tutti spagnoli. Io reputo che in Spagna si deve mangiare spagnolo. Mangiare, ragazzi, ho mangiato qui paella, croquettes, dolce, a rosticceria Casa Pepe Sanchez, sta un po' in periferia. Se venite a Cordova ve la consiglio, io l'ho trovata così su internet, ne parlavano bene e si è mangiato veramente bene, prezzo ottimo. Qua sono dei giardini bellissimi qui a Cordoba, comunque è ben tenuto, vado a destra, ok, no. Lasciamo il ponte, praticamente stiamo lasciando Cordoba, vedete che anche qui fuori sono ben tenuto, comunque stiamo uscendo, praticamente appena arrivi sei subito qui dove c'è il ponte romano. Non è grossissima la città, non è enorme. Stiamo uscendo, qui c'è un altro fiume qua sotto. Sì, non è piccolina, non è piccolina, ma non è neanche enorme. Qui c'è un altro fiume e qui stiamo uscendo da Cordoba e torniamo in direzione Malaga. Vedete che comunque qua, guardate come sono tenuti bene i giardini fuori qua, ok. Vedete qua, ok. Qui c'è, cos'è, il campo di pallone, credo che sia. Boh, credo di sì, il campo di pallone. Sì, è il campo di pallone, questo campo di calcio, lo stadio qua fuori. Va bene, vi saluto, quella zona dei centri commerciali, d'accordo. Siamo usciti adesso, diciamo, da Cordoba, non è tanto distante da Malaga, è in una conca molto pianeggiante. Adesso siamo di nuovo in direzione verso Malaga, e è una zona carina, molti ulivi, pianeggiante. Poi quando si arriva verso il mare inizia ad esserci un po' una situazione un po' più montuosa. È famosa anche questa zona qui dell'Andalusia, da farci un giro e poi faremo anche dei video anche
per i paesini bianchi che si trovano qui alle pendici delle montagne. Domani andrò a farci un giro da qui a vedere un po' di queste situazioni, e quindi vi saluto dalla splendida Andalusia, Spagna del Sud, ragazzi. Ciao, un abbraccio. Cordova carina, veramente carina, merita di vederla.